Oggi siamo a Piedimonte Matese, alla cooperativa Floriana. Qui a 64 famiglie hanno comunicato che le loro case, nelle quali abitano da sempre, sono finite all'asta. Abitazioni che hanno pagato ben due volte con i risparmi e i sacrifici della loro vita, ma evidentemente questo non è bastato. Proviamo a capire perché e andiamo a incontrare chi ora sta vivendo questo momento come un vero e proprio dramma. Venite con noi. Questa è una vera e propria odissea che è iniziata nel lontano 1975, quando un gruppo di inquilini di Piedimonte Matese si è organizzato in una cooperativa e ha ricevuto dal comune i terreni su cui poi sono stati realizzati questi manufatti. Si tratta dunque di edilizia sociale, queste sono abitazioni popolari, non sono state realizzate privatamente per fini speculativi. Che cosa è successo? Che nel corso degli anni il consorzio che ha realizzato queste abitazioni purtroppo è fallito e a causa di imprecisioni e di alcuni errori che erano anche, diciamo, contestabili dal punto di vista legale, queste abitazioni, questi manufatti sono finiti nel fallimento di questo consorzio. Sostanzialmente, e per paradosso, questi inquilini che hanno pagato già due volte questi appartamenti si ritrovano nella condizione di essere minacciati di finire per strada a causa di colpe che non sono loro. Oggi abbiamo iniziato, dopo una mobilitazione, una interlocuzione con il commissario prefettizio che in questo momento è al comune di Piedimonte Matese, stiamo cercando di realizzare in breve tempo un tavolo tecnico con i nostri legali per cercare di risolvere la situazione, perché fortunatamente nell'ultima legge di bilancio è stata inserita una norma che serve a tutelare proprio gli inquilini che si ritrovano in situazioni analoghe a queste. Quindi c'è una via concreta da battere, c'è una via che può portare alla soluzione definitiva di questa storia e noi faremo di tutto per andare in quella direzione. Queste sono le case dei cittadini di Piedimonte che le hanno pagate e quindi non si possono toccare. Signora, buonasera, come sta? Come sto? Sto con l'ansia. Diciamo c'è una depressione e l'ansia del cuore, questi problemi di queste case. Quanto tempo fa avete saputo che queste abitazioni erano state messe all'asta? No, qualche mesetto fa, non da sai, un mesetto fa. E che cosa avete pensato? In principio non ci credevo, ma leva di sonno, non dormo più dalla preoccupazione. Dico, come mai? Noi le abbiamo pagate, strapagate. Che altro vogliono? Da quanti anni abitate in questa casa? Quasi 50 anni, un altro poco. Vi vede da sola qui in questa casa? Adesso sì, fino a qualche anno fa vivevo con la famiglia. Sono tutti morti. Chi è che è morto? La figlia, la sola figlia, mio marito, sempre mia figlia, è mio marito che è morto. Sono morti. Quindi adesso state sola, vi state vivendo malissimo questa situazione. Male. Però alla mia età dove voglio andare? Che cosa volete dire a questi signori che hanno deciso tutto questo? Che dovrebbero avere un po' di cuore se capitasse alle loro famiglie quello che è capitato a noi, i nostri sacrifici. Noi abbiamo lavorato all'estero per accumulare qualche soldino vicino alla casa. Poi mio marito lavorava la notte al cotonificio per prendere un po' di soldi per pagare il mutuo, perché questa è la sola casa, non è che siamo dei benestanti, e questo ci aspettavamo. Chi è che ha fatto tutto questo? Dove sono finiti i nostri soldi? In un pozzo nero. Signor Molinari, lei è uno delle 64 famiglie, esatto. Anche qui il suo appartamento, le stesse problematiche. Quarto piano, sono 40 anni che sono costruite queste case e abito qua. Automaticamente poi c'è stato il terremoto, per non stare con le case tutte crepate, ci abbiamo speso un sacco di soldi. Adesso abbiamo messo un sacco di avvocati, sicuramente pagheremo ancora soldi e qua ci stanno spremendo con muli muli. A mafanista storia una volta per sempre, e canza ne esce nessuno in questa casa, pure che loro vanno venne quando vanno venne, ma canza ne esce nessuno in questa casa, su quando mette in capo.
Signor Angelo, buonasera. Da quanti anni vive in questa casa? Adesso che ci abito io sono 17 anni, nel 2003. Lei come ha preso la notizia di queste abitazioni che vengono messe all'asta? Malissimo, malissimo proprio, perché case pagate regolarmente, versate i contributi sempre che abbiamo versato per la costruzione, quando stavano in costruzione, fino a quando me l'ho comprata e via di seguito. Aiuto. Boh, arriva che la casa va all'asta, per quale motivo? Noi abbiamo pagato tutte cose, ci stanno ricevute, ci sta tutto, e dunque non se ne posso, perché ogni volta, ogni sei mesi le case vanno all'asta, e l'avvocato che pagammo, che abbiamo pagato per il passato e che ancora se stanno a finire pagare pure gli altri. Ma lei è anche cardiopatico? Sì, sono cardiopatico, si è operato al cuore. Sono 15 anni dopo che mi sono sposato io, quindi sono giusto 15 anni che, mi sono sposato, e quindi appena dopo si è operato. Lei è il figlio, ovviamente? Il figlio, sì, sì. Però la situazione per loro è peggiorata. È peggiorata perché io me ne accorgo che non è più come prima. È peggiorata perché logicamente uno ha cacciato tanti soldi e mo si vede che vogliono altri soldi ancora, e nemmeno quei soldi che gli abbiamo offerto a loro manco sono contenti, e dice che ci cacciano fuori. Come così cacci fuori ai cristiani? Adoriamo a mezz'avi, perché se non solo io, siamo quasi tutti anziani che ci siamo in questi condomini. Chi è disabile, chi è così, chi non cammina, chi sta in capace, c'è rutelle, dunque un fatto è tristissimo. Quando mai? Tutti i pagamenti versati regolarmente per anni dal 1983, pagamenti, eccoli qua, 10.000, 20.000, 700, eccoli qua, guarda quanti ne sono, ti faccio vedere, penso oltre 20 milioni, eccoli qua. Ti faccio vedere tutti assegni, tutti fatti da me e da mio fratello in banca, perché loro non sanno, loro hanno 83 anni, non sanno che cosa significa una cambiale. Loro hanno solo lavorato per tutta la vita pagando tutto in contanti. Quindi loro questo qua non sanno neanche che cos'è. Quindi il rammarico è solo questo. Si è venduto anche un pezzo di terra e un pezzo di casa per non avere niente. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.